Dodicesimo, La grande illusione. Asprilla per Dino Baggio. C'è una deviazione sfortunata, pallone perfetto per l'ex che non perdona da posizione favorevolissima. Tardini in tripudio per 4 minuti scarsi. Pallonetto di Sousa, pasticciaccio tra Galli e Couto e il pareggio è cosa fatta. 24esimo, galoppa sulla fascia Vialli, l'assist è per Ravanelli che inzucca nel migliore dei modi. 28esimo, ancora Vialli in fuga lanciato da Ravanelli, Apolloni è costretto a fermarlo così, penalty indiscutibile. Dal dischetto Ravanelli senza esitazione, 3-1 e Saracinesca abbassata sull'incontro. Questa Juve adesso da un po' di tempo ci crede e penso che dobbiamo crederci fino in fondo. Noi sapevamo in quel momento che sarebbe stata la nostra stagione. I bianconeri iniziano a macinare vittorie e sembrano prendere il largo. I parmensi vengono sempre tenuti a distanza. Noi eravamo praticamente una macchina che partiva in un modo e continuava a giocare allo stesso modo, se non meglio, con l'andare della partita. La squadra di Lippi si invola così verso il suo 23esimo scudetto, ma la matematica certezza la darà ancora una volta la sfida diretta contro il temibile Parma. È il 21 maggio del 1995. Alla Juventus per diventare campione d'Italia oggi bastava un punto, ne ha conquistati 3, battendo gli irriducibili di Scala per 4-0. Gli uomini di Lippi premono subito sull'acceleratore, Bucci respinge la bomba di Sousa. All'11esimo Juventus in vantaggio, Roberto Baggio lancia Ravanelli, controllo da manuale e sinistro in rete. I bianconeri insistono in chiusura di tempo, raddoppiano. Ancora un'invenzione del Baggio juventino, colpo di tacco per il sinistro vincente di Deschamps al primo gol nel campionato italiano. Nella ripresa il Parma cerca di salvare l'onore, Rampulla è bravo a chiudere su Dino Baggio a neutralizzare il tiro di Asprilla. Al 19esimo ancora il codino bianconero in evidenza, assist per Vialli che con un secco diagonale batte Bucci. 4 minuti dopo la Juventus chiude definitivamente il conto, Vialli per Ravanelli che rende la vittoria juventina un trionfo. I bianconeri vincono 4-0 e scoppia la festa incontenibile. I can save myself from falling, I can hardly breathe. Siamo i più forti! Ma come mai, dottor Ravanelli? Come mai? E grazie a tutti i miei compagni e al mister. Vorrei dedicare questa vittoria a tutti i sportivi della Juventus e soprattutto alla famiglia Fortunato, perché loro ne hanno bisogno. E poi vorrei dire una grande vittoria per l'avvocato, che non si aspettava una Juve così forte, però l'abbiamo dimostrato che questa volta siamo i più forti, anche se abbiamo lottato sempre con umiltà. E questa è la vittoria di Marcello Lippi e della società. Come i bei tempi, in questo spogliatoio. Bene, stanno bene. È venuto a complimentarsi. Stanno di buon umore. Per complimentarsi perché se lo meritano, no? Qual è stata la sorpresa quest'anno per lei, per l'evento? Di quei giocatori? No, sono stati buoni tutti. Direi che Lippi è stato il punto fondamentale. È il 23esimo scudetto. Il tecnico viareggino conquista così il suo primo titolo con la Juve al suo primo tentativo e si aggiudica anche la Coppa Italia. E in una Juventus mai paga di vittorie inizia a fare capolino un fuoriclasse, Alessandro Del Piero. Ma questa è un'altra storia. La prossima. La Juventus di Lippi con i suoi entusiasmanti successi, la vittoria della Coppa Campioni con l'Ajax, la conquista di quella intercontinentale con il River Plate, l'addio di Baggio e Vialli e l'arrivo di un francese straordinario, Zinedine Zidane. Fatti, curiosità ed esclusive di uno dei periodi più belli della storia bianconera raccontati direttamente dai protagonisti.
e inoltre la sintesi di una delle partite memorabili, la Goal Parade, il Top 11 e le interviste VIP. Tutto questo e molto di più nel prossimo numero della Grande Storia.